Il materiale l'ho lasciato fuori all'ingresso, io farò una presentazione di quella che forse sono dei primi eventi di dissemination delle attività svolte entro questa azione COST, che è stata denominata, guarda caso, dell'IKEA. Cercherò di informarvi su cos'è questa azione COST, su qual è stata la filosofia che ha spinto dei ricercatori un po' a consorziarsi per cercare di scambiare delle idee, e iniziamo a vedere anche qualcuno dei risultati di questa azione COST. Mi soffermerò un pochettino, perché un po' è stato il mio compito dentro questa azione, però di dare una definizione abbastanza precisa di cos'è il biomarcatore. Stamattina abbiamo parlato di biomarcatori. Esiste un biomarcatore per il benessere? Punto. No, non esiste un biomarcatore per il benessere, e cerchiamo di definire un po' cosa intendiamo per biomarcatori. Dopodiché chiuderò con questa domanda che avete sentito sicuramente, pur essendo parte di questa azione COST, e il professor Winkler non sposa tanto, perché la tecnologia non entra in tutte le aziende, entra in alcune aziende, però dove entra e dove la tecnologia entra in azienda si può magari pensare di utilizzarla per la valutazione, per la parte della valutazione del benessere. Rapidamente, che cos'è un'azione COST? Un'azione COST è un'azione che lega, crea una network di ricercatori, non finanzia la ricerca, raccoglie degli esperti attorno a un tema. In questo caso, diciamo, le persone che notoriamente ruotano intorno a questa azione COST dell'IKEA, appunto, vengono da 30 paesi europei, anche se ci sono degli invitati dal Canada, da Nuova Zelanda, dagli Stati Uniti, e ci sono, diciamo, circa 650 persone che ruotano e che in qualche modo comunicano, magari anche via web. È un'azione multidisciplinare. Si è parlato prima dell'importanza della multidisciplinarietà nello studio del benessere animale. Qui abbiamo riunito biologi vuol dire veterinari, animal scientist, etologi, però ci sono anche esperti della comunicazione, quindi computer scientist, e ingegneri che progettano anche sistemi di rilevamento. Come lavora l'azione COST? Di solito produce delle conferenze e dei workshop. Quello di oggi vorrebbe essere un workshop, non di azione COST, ma un workshop, diciamo, locale, per cercare di raccogliere le opinioni e stimolare il dibattito. Questa è la cosa fondamentale anche per oggi, per quello è bene che non siate timidi nel fare le domande. Oggi inizia un po', per me, così, la prima fase, così, della dissemination di questa azione. Allora, qual è la filosofia di questa azione? È possibile riuscire a monitorare individualmente lo stato di benessere di un animale? Forse in questi due casi qui è abbastanza complicato andare a livello individuale, ma nel caso della vacca da latte, il fatto stesso che questi animali sono muti individualmente ci permette di avere, permette all'allevatore di avere un contatto abbastanza, diciamo, diretto con l'animale, quindi è riconoscibile, è monitorabile, e quindi possiamo avere sicuramente questa opportunità di monitorare l'animale individualmente. L'altro aspetto è: noi siamo in grado di capire come si sente un animale. Qui io credo che le diapositive del professor Winkler siano state estremamente esplicative, cioè cosa vuol dire come un animale si sente. Qui viene ricoverato Snoopy perché si sentiva male, in realtà aveva perso semplicemente le scarpe del suo Mickey Mouse, quindi non è un aspetto di salute, ma un aspetto, come dire, di un po' più ampio, no? Come abbiamo letto nel parlato di well-being. E l'altra domanda che è nata: è possibile, come dire, pensare ad un approccio individuale nel benessere animale, quindi nella vacca da latte, anche in grandi allevamenti, grandi unità, ok? Quindi queste sono state un po' le domande che hanno portato a formulare questo progetto. Questo progetto si struttura in tre working group. Io sono il working group leader di quel, diciamo, gruppo di persone che si occupa di biomarcatori cosiddetti solubili, cioè quelli che si misurano nel sangue, fondamentalmente nella saliva, eccetera. C'è un working group che si occupa, diciamo, dei biomarcatori cosiddetti activity based, cioè quelli che possono misurare una certa attività, ok? E poi c'è un working group formato fondamentalmente da, direi, ingegneri, gente che si occupa di integrare questi dati e cercare di mettere insieme più informazioni per dare la maggior parte delle informazioni, poi dei risultati agli allevatori.
Quali sono i nostri deliverables? Fino ad ora sono state fatte 4 conferenze, questi deliverables si possono scaricare gratuitamente dal sito web, che poi troverete l'indicazione dove andarli a prendere. Sono una buona indicazione un po' delle persone, nel senso che chi va fa una comunicazione, e di solito la comunicazione viene fatta su invito, quindi si suppone che si vanno a cercare degli esperti in un determinato settore, le persone che fanno la comunicazione sono rintracciabili e si ha un'idea, guardando questi altri, di cosa queste persone si occupano, d'accordo? Per cui è, come dire, è un modo, il sito è abbastanza aggiornato, nel senso che viene aggiornato penso con cadenza almeno settimanale, per cui chi è interessato può sicuramente andare a cercare le informazioni. Poi, e avete trovato forse alcuni di voi qualcuno di questi piccoli, possiamo dire, Deplian, che servono per riassumere un pochettino quelli che sono stati i risultati dei workshop. Noi abbiamo organizzati 2 come working group, uno l'abbiamo organizzato a Roma e lì stanno facendo una cosa un po' più complessa, un altro l'abbiamo organizzato a Berna proprio sull'utilizzo del cortisolo. Avete sentito le problematiche di utilizzare il cortisolo come indicatore di benessere. Al momento attuale il cortisolo non è un indicatore di benessere feasible, utilizzabile, exploitable in azienda, chissà poi se in futuro magari certe applicazioni potranno essere prese in considerazione. Questo è il sito web, potete prendere nota dell'indirizzo. Nell'ultima pagina iniziano a comparire quelli che sono i deliverable, cioè quali sono i risultati e le idee che possono nascere da un'azione del genere, che è, capito, un'azione molto notata verso, non tanto a quello che si può fare ora, ma a quello che si potrà fare tra qualche tempo, cioè è molto research based come tipo di approccio. Però non sono delle ricerche tipo andiamo a scoprire gli UFO sulla Luna, ci sono già delle tecnologie che vanno nella direzione di poter essere utilizzate anche in azienda. Ok. L'ultimo deliverable che un po' inquadra tutta l'azione è una pubblicazione che è stata fatta l'anno scorso dal nostro coordinatore e dal nostro responsabile, forse qualcuno di voi li conoscete, diciamo della dissemination, che è il professor Caja di Barcellona, mentre Chris Knight è il coordinatore, che sta, è un inglese che sta comunque in Danimarca, dell'azione intera. Allora, se dovessimo utilizzare il paradigma che ho utilizzato questa mattina, possiamo dire che il Working Group 2 si occupa dell'output del sistema nervoso e del comportamento, il Working Group 1 si occupa fondamentalmente di quelle che sono le attività legate al sistema immunitario, al sistema endocrino, e il Working Group 3, che rappresenta quell'area azzurra che ha compreso un pochettino tutti quanti i nostri simboli, sarebbe il Working Group che cerca di peccare le informazioni, combinarle, dare un significato per dare poi una risposta. Questo è il framework nel quale cerchiamo di lavorare. Qualunque tipo di informazione deve essere essenzialmente una buona informazione, per cui abbiamo detto prima, esiste un biomarcatore per il benessere? Il marcatore non esiste. Esiste la possibilità di avere una serie di biomarcatori che però devono avere una serie di caratteristiche. Quindi intanto il biomarcatore deve essere misurabile in maniera oggettiva e deve essere correlato in maniera, come dire, diretta, molto precisa, a dei processi biologici normali, patogenici, una risposta farmacologica comunque a un intervento terapeutico. Ok? Cioè il biomarcatore mi permette di monitorare questa cosa qui, senza arrivare al famoso clinical endpoint, la vacca muore. Cioè bisognerebbe, il biomarcatore servirebbe per non arrivare a quel punto lì, per intenderci. Ci sono dei biomarcatori, adesso faccio un esempio semplicissimo e chiaro per tutti, va bene, che sono surrogate endpoint, cioè sono dei biomarcatori che praticamente sono la stessa cosa del clinical endpoint, cioè misuro quello e do una buona visione di quello che è il clinical endpoint. L'esempio, vabbè, il criterio deve essere associato con meccanismi biologici, la pressione del sangue è direttamente associata col funzionamento del sistema renina-angiotensina-aldosterone. Ok? Io misuro la pressione del sangue, la pressione arteriosa, e ho un'idea, la pressione, quindi la valutazione cronica della pressione arteriosa, ed ho un'idea di come sta funzionando il mio sistema renina-angiotensina-aldosterone. Diciamo, il biomarcatore deve essere correlato con il clinical outcome. Cosa vuol dire? Che se la pressione è alta, rischio di infarto, ma il rischio è tanto più elevato
il rischio di infarto, quanto più alta è la pressione. Ok? Quindi un biomarcatore non è che è una cosa che viene presa e come dire, ah che bello, c'ho un biomarcatore per lo stress, ah che bello, c'ho un biomarcatore per il, come posso dire, per il benessere animale. Ma il biomarcatore nasce da una ricerca possibilmente su piattaforme multiple. Non è che io faccio le mie ricerche sul cortisolo, non ha molto senso. O, come dire, cerco di espandere e poi vi faccio vedere rapidamente alcuni esempi. Quando individuo delle sostanze che hanno, come dire, un certo interesse, cerco di, in qualche modo, validarle, creare delle reti anche di controllo interno di qualità per quanto riguarda le possibilità di scambio di informazioni tra le varie istituzioni che si occupano magari dello studio di questo biomarcatore, va bene, e a un certo punto, andando avanti, va bene, quindi aumentando le pubblicazioni scientifiche su questo determinato biomarcatore, a un certo punto posso dire ok, questo è un biomarcatore perché mi dice qualche cosa, va bene, mi dice qualche cosa di molto specifico, quindi narrow scope purpose, e mi permette di prendere delle decisioni, perché questa è la cosa fondamentale, cioè io devo poter decidere, vedo una misura e devo poter decidere per far sì che quella misura mi torni in condizioni migliori, voglio dire, ok? Quando abbiamo raccolto un certo numero di evidenze, vedete, questa è la Sacra Bibbia, allora quel biomarcatore lì può diventare la Bibbia di quell'indicatore, di quel particolare fenomeno che cerco di studiare. Questo è quello che è successo sostanzialmente per la pressione arteriosa. Vedete, da quando è stato inventato lo single manometro di Rivarocci, fine dell'Ottocento, questo studio è stato proprio l'inizio, no? Cioè, Janway ha praticamente osservato che l'11% di 8.000 persone che avevano una pressione, superiore a 160 mm di mercurio, dopo l'11% manifestava infarto del miocardio dopo 4-5 anni. Questa è stata la prima osservazione. Negli anni 40 è stato scoperto il sistema renina-angiotensina-aldosterone, si sono messe insieme le informazioni, nel frattempo le evidenze scientifiche sono aumentate di numero, e alla fine possiamo dire che la misura della pressione arteriosa può essere parte di una campagna sanitaria per la prevenzione della malattia coronarica. Questa è sostanzialmente la storia. Però noi siamo qui, anzi siamo probabilmente qui, però tutto questo processo è durato grosso modo 100 anni. Noi siamo probabilmente in questa fase qui per alcuni biomarcatori per quanto riguarda la comprensione del benessere animale. Penso che anche stamattina si siano viste queste cose. Abbiamo dei biomarcatori in essere? Sicuramente sì. Secondo me un old established, un biomarcatore maturo, sono le cellule somatiche. È vero che tutti questi fattori possono influenzare il livello di cellule somatiche, la concentrazione delle cellule somatiche, però sicuramente quando ho un valore di cellule somatiche superiore a 200.000 per ml, quantomeno mi allarmo, e quantomeno se sono un bravo allevatore e se sono un bravo veterinario che consiglia l'allevatore, gli dici vabbè, cioè mettici una pezza, voglio dire, in qualche modo, cerca di... Quindi questo è un biomarcatore che noi abbiamo a disposizione. Anche se ci sono studi che cercano di soppiantarlo, secondo me sarà abbastanza difficile nel breve periodo soppiantare questo tipo di biomarcatore. Un altro biomarcatore interessante è invece il drossibutirato. Anche qui è specifico, è decisamente specifico. Ok? Esiste già un gold standard, perché abbiamo degli studi, questo è una review, va bene, che ci danno dei valori standard di riferimento perlomeno nel sangue. È vero che è costoso, è vero che può essere complesso il fatto di andarlo a monitorare estensivamente in una stalla, però va bene, è possibile sviluppare dei kit che rendono questo compito un po' meno complesso, va bene. Io sarei un po' attento invece nell'utilizzarlo così, magari con il MIR e il NIR, un latte di maschio, un latte anche appena, perché non è così sensibile alla metodica, diciamo così. Però una volta che ho una metodica standardizzata, questo è un biomarcatore che mi permette di fare delle scelte sia a livello del singolo capo, sia a livello di azienda, di matria. Ok? Durante le richieste abbiamo sviluppato il dibattito, per così dire, su altri biomarcatori. Ci sono dei gruppi, come vedete, dei nomi che magari David Eckersall di Ettinga, dunque David Eckersall è scozzese, Ettinga invece è olandese,
Almeida è portoghese, e lavorano su questa, diciamo, questa ricerca in maniera massiva, oserei dire, utilizzando tecnologie molto moderne, tipo la metabolomica o la metabonomica, va bene, la proteomica. Però fino ad adesso, diciamo, ci sono delle correlazioni sullo stato fisiologico, sullo stato nutrizionale, e si inizia a studiare un pochettino qualche cosa sulle mastiti. Qualcuno sta cercando di studiare anche la peptidomica, cioè quello che succede quando i batteri che producono enzimi attaccano, per così dire, la caseina. Ci possono essere dei siti di taglio specifici per cui vengono liberati dei peptidi che sono specifici per quel tipo di enzima, però ripeto, qui stiamo parlando di ricerca di base. Questo succede, l'identificazione del peptide, hai voglia. Ok? Altri esempi molto rapidi, per esempio biomarcatori tra virgolette solubili, diciamo ormoni o fattori di crescita presenti nel tessuto adiposo. È possibile farlo? Sì, perché è facile, diciamo, fare un prelievo di tessuto adiposo. Ci sono degli assay disponibili per misurare, va bene, queste sostanze. Hanno una half-life, quindi un tempo di dimezzamento molto, molto lungo, e quindi non sono, per esempio, tipo il cortisolo, non sono, contrariamente al cortisolo, meglio, non sono influenzati da brevi, diciamo, da fattori molto rapidi. Cerco di stringere un attimino, dovrei avere due minuti, ok? Ci sono però delle controindicazioni. Aspetto della modernità. I nostri colleghi, diciamo, che si occupano di computer, stanno mettendo a punto sia metodi, diciamo, sensing, telecamere ci sono, scanner ci sono, termocamere ci sono, devices che sono in grado di misurare, la distanza o la velocità di avvicinamento, quindi ce ne sono. E c'è la possibilità dei robot di mungitura, perlomeno ci è stato detto che ci sono possibilità di raccogliere sicuramente campioni di sudore o campioni, per esempio, di pelo. Ok? Quindi c'è questa possibilità. Se questa possibilità possa essere impiegata in azienda a breve, io ho forti dubbi. Ok? Ci sono però dei device, vedete qui praticamente, sì, la vacca può essere trasformata in una sorta, no, di, come posso dire, di robottino con le antennine, potenzialmente. Qual è il problema? Molti di questi device non si parlano tra di loro, e noi abbiamo detto che per avere una possibilità di misurare il benessere dobbiamo poter far parlare tutte queste informazioni. Primo aspetto, e questo è un problema naturalmente puramente commerciale. Secondo aspetto, io a mia conoscenza in Italia non ho l'idea di quante sono le aziende che utilizzano device, quali sono i device più comuni, perché per mettere assieme queste aziende, per cercare di fare, parlavamo prima dell'etichettatura, bisogna che ci troviamo in condizioni piuttosto standard, secondo me, per quanto riguarda, no, anche le condizioni di rilevamento del dato. Per cui entro azienda questa cosa può funzionare, secondo me. Tra aziende in un consorzio bisogna che queste aziende siano veramente motivate da mettersi assieme anche dal punto di vista di cosa impiego per fare le mie misure. C'è bisogno di trasferimento dei risultati, trasferimento dei dati. Ok. L'esempio, vado rapidissimo, l'esempio per esempio della, abbiamo parlato di Leynes, quindi di zoppie. Le zoppie non è la zoppia, ce ne sono, qui vedete, diciamo, le varie cause di zoppie, eccetera. Ci sono, quello che succede adesso è, c'è la diagnosi clinica e si fa un trattamento. Quello che si vorrebbe fare è avere della predizione. Ci sono dei biomarcatori fluidi, che però sono dei biomarcatori, cerco di distinguere un po', ragazzi, sono dei biomarcatori generici, sono dei biomarcatori dell'infiammazione. Quindi non è detto che siano, come dire, o meglio, funzionano in campo sperimentale, dove so che questi sono animali zoppi, però se questi sono zoppi con la mastite, oppure forse con la mastite e forse zoppi, magari non funziona più tanto bene questa cosa qui, va bene? Però, per esempio, combinando, non faccio della pubblicità Ice Robotics, però insomma mi è capitata questa diapositiva, e poi le persone del COST sono coinvolte anche, diciamo, in queste, sono persone che lavorano anche nell'industria, voglio dire, non sono solo accademici. Combinando le informazioni legate al lane standing time diciamo, anche quelle della nutrizione, quindi del tempo di alimentazione,
si possono sviluppare degli algoritmi che predicono la zoppia prima che questa sia clinicamente evidente. Quindi, se si può fare, vale la pena di cercare modo di farlo. Se si può fare, forse ad un certo punto riusciremo ad applicare questo in azienda. Penso che il messaggio sia abbastanza chiaro. Quindi, come lavoriamo? Qual è il paradigma della nostra azione cost? Ci sono dei device, possono essere wearable, quelle, la vacca con tutte le antennine, o non wearable, telecamere, eccetera, poi anche magari dispositivi ambientali. Entro azienda questi dispositivi sono in grado di monitorare e far evidenziare un cambiamento. Okay? Questo cambiamento deve portare a due cose, innanzitutto recording data, cioè i dati possono essere, il vantaggio di queste cose qui è che se io vado in sala domani, io però posso andare a vedere tutto quello che è successo anche del mese prima, voglio dire. L'altra cosa è che una volta che posso analizzare questi dati, e l'allevatore non li fa, va bene, posso fare uno step ulteriore, un approfondimento diagnostico, ok? E quindi andare avanti con questa cosa. Vi skippo queste diapositive, questo è il problema centrale. Noi come cost lavoriamo, cioè la tecnologia a servizio soprattutto del management. Questo è lo scopo principale dell'azione cost. Però ci sono, come dire, degli indotti potenziali. Il primo indotto è quello del fenotype, chi deve fare selezione ha bisogno di prendere delle misure. La tecnologia può permettere di prendere delle misure in maniera continuativa, possibilmente precisa. Ma la domanda è possibile, sarà possibile utilizzare la tecnologia per il welfare assessment? C'è bisogno di due aspetti però, una certificazione e una validazione. La validazione riguarda quelle misure che faccio, cosa mi dicono, torniamo alla definizione iniziale di biomarcatore, va bene? La certificazione è, il device, se non è ben mantenuto, mi dà delle misure che a un certo punto cambiano e sono farlocche. Chi è responsabile, domanda un po' retorica, chi dovrebbe essere responsabile di questa certificazione, che le misure che prendo le posso utilizzare per un qualche cosa che poi, come dire, deve rispondere di solito nei confronti del pubblico? Queste sono le due domande e io ho corso un pochino, però penso di aver dato un po' il quadro generale di quello che è la nostra azione costa. Io penso che la facciamo tutto quanto alla fine la discussione. Sì.